Sul traguardo di Giulianova, quarta frazione del Tirreno Adriatico, la vittoria di Jonathan Milan, Lidl Trek davanti a Jasper Philipsen e Biniam Girmay. Per Jonathan Milan anche la maglia di leader della classifica generale. Volata molto bella, volata con successo di Jonathan Milan, che già aveva vinto in Abruzzo lo scorso anno a San Salvo al Giro d'Italia. Jonathan Milan, l'Abruzzo nel tuo cuore, vittoria al Giro, vittoria alla Tirreno, tra l'altro oggi facendo la in plane anche con la maglia di leader oltre quella della classifica a punti. Ma sì, insomma, porta bene, sono contento, si cercava la vittoria, oggi si cercava di portare al termine qualcosa con la squadra e hanno fatto davvero un grandissimo lavoro, no? E devo ringraziarli davvero di cuore e sono contento. Adesso portiamo questa maglia qua e adesso, insomma, ce la godremo per quel che sarà e poi vediamo, insomma, giorno per giorno. Non ti chiedo se la vuoi tenere anche in salita, ma ti chiedo di raccontarci quest'ultimo chilometro e mezzo con la salita verso Giulianova Paese e poi quel testa a testa con Girmay e Philipsen. Ma sì, è stato non solamente quest'ultimo chilometro qua, è stato veramente impegnativo, anche i chilometri precedenti sono stati molto non nervoso, però anche con un bel passo, quindi insomma sono stati gli ultimi chilometri veramente molto 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 tosti e poi sapevo che dovevo la squadra doveva lasciarmi in una posizione perfetta, mi hanno lasciato dietro Philipsen e era lui l'uomo da battere, erano lui e Girmay e poi insomma ho iniziato a sprintare dietro di lui, sono riuscito lì insomma, adesso non so per quanto l'abbia battuto, però insomma sono contento, sono molto contento. L'ultima cosa un po' simpatica, in vacanza verrai in Abruzzo visto quanto hai fatto a San Salvo e quanto hai fatto ora? Oh, guarda, ci penserò, perché no, vedremo. Ancora il grande ciclismo in Abruzzo, presidente Marsilio, direttore Mauro Vegni, si parte dalla Tirreno Adriatico. Si parte dalla Tirreno Adriatico, ma quest'anno c'è un graditissimo bis, un raddoppio dell'attività, non c'è solo la Tirreno Adriatico e il Giro d'Italia, arriva il Giro d'Abruzzo in quattro tappe, sostituisce nel calendario agonistico, sportivo, il Giro di Sicilia e noi siamo orgogliosi che RCS abbia pensato subito all'Abruzzo come l'alternativa alla Sicilia e noi abbiamo aperto le porte a RCS un'altra volta. Dispiace che qualcuno stia facendo in questi giorni campagna elettorale dicendo il contrario, che i soldi a RCS sarà una priorità toglierli. Io penso che togliere questa festa, questa gioia, questa occasione di promozione di visibilità al territorio abruzzese sarebbe davvero un delitto. Resti con noi presidente, direttore Mauro Vegni, anche il Giro d'Abruzzo, Abruzzo a 360 gradi con il ciclismo. Sì, ma non solo, c'è anche il Giro delle Donne, il Giro d'Italia delle Donne, sì, però voglio dire, quest'anno sicuramente l'Abruzzo ha fatto da protagonista del ciclismo importante e quindi di questo ne siamo orgogliosi. Diciamo grazie al presidente che ha accolto sempre le nostre richieste, per cui cosa dire di più? Andiamo avanti sperando che possiamo proseguire su questo indirizzo che abbiamo già preso. Parliamo di Tirreno Adriatico, Giulianova, Torricella, Valle Castellana e Grande Abruzzo. Sì, la provincia teramana è tradizionalmente il teatro delle tappe della Tirreno Adriatico che preparano la classifica per la conclusione nel territorio marchigiano e offre sempre dei percorsi particolari. Ogni anno si scopre un luogo nuovo ed è questa anche la funzione poi del ciclismo e della televisione che segue il ciclismo, dare l'opportunità ai territori di mettersi in mostra, di mostrare il loro volto migliore e d'altronde tra le nostre montagne, tra le colline, il mare e le montagne della costa teramana, della provincia teramana si trova davvero di tutto e c'è, come dire, i ciclisti hanno pane per i loro denti. Chiudiamo così, Vegni, Giulianova, ruote veloci, Valle Castellana, uomini di montagna.
Beh, sì, diciamo che la prerogativa è questa, poi bisogna vedere come andranno le cose. Chiaramente, come diceva il Presidente, con questa Tirreno andiamo a scoprire luoghi che sono meno caratteristici di quello che abbiamo scoperto col Giro d'Italia, ma che sicuramente sono luoghi veramente belli che avevano bisogno di dare attenzione con il ciclismo a questo territorio. Vediamo così, oggi sorride Ivan Costantini per Giulianova, ma Prati di Tivo sarà protagonista sia con il Giro d'Abruzzo sia con il Giro d'Italia, la volontà di rilanciare questa montagna abruzzese. C'è stata proprio questa nostra precisa volontà, dare a Prati di Tivo un'opportunità di valorizzazione, di crescita dopo anni di difficoltà e di sofferenze, non ancora finite per altre ragioni che sarebbe lungo qui adesso descrivere. Però quello che noi potevamo fare e possiamo fare per il rilancio turistico di Prati di Tivo lo stiamo facendo tutto intero, una doppia occasione davvero speciale. E poi quanto a Giulianova e alle altre città, Valle Castellana, insomma chi sta ospitando Torricella oggi la Tirreno Adriatico, non è detto che sperimentando un percorso nuovo e la qualità anche di determinati arrivi e della risposta del pubblico domani non ci venga il Giro d'Italia. Non mi stuzzichi previsioni future sul Giro, Presidente. Mauro Vegna aspettando poca ci arrai Prati di Tivo al Giro, dai, questo lo possiamo dire. Vabbè, me lo auguro, ma sicuramente l'Abruzzo ha scoperto il ciclismo e il ciclismo ha scoperto l'Abruzzo. Devo dire che questo binomio sta dimostrandosi veramente fondamentale. Il Giro d'Italia in qualche modo ha dato il là alle tappe, diciamo, in questo territorio. Adesso c'è solo da portare a termine questa operazione e poi sperare nel futuro, perché sicuramente, come dicevamo prima, questo è un territorio che veramente merita, ha tutte le potenzialità per fare il grande ciclismo. Il giorno della Tirreno Adriatico in Abruzzo, a Giulianova, sindaco Costantini, il grande ciclismo abbraccia Giulianova. Assolutamente sì, è un evento che abbiamo cercato negli ultimi 5 anni e oggi siamo veramente orgogliosi di ospitare l'arrivo della Tirreno Adriatica. Un evento importante che ci darà la possibilità di far conoscere il nostro territorio alle 185 televisioni collegate in tutto il mondo, che per noi è un biglietto da visita straordinario. L'ultima volta che Giulianova aveva ospitato un evento sportivo e ciclistico di questa caratura era addirittura 25 anni fa, quindi siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a portare l'arrivo soprattutto qui a Giulianova Paese. Devo ringraziare il direttore Allocchio che ha assecondato questa nostra richiesta con un circuito cittadino di addirittura oltre 30 chilometri. Tra l'altro l'arrivo sul Belvedere, punto panoramico per far vedere Giulianova Lido e la bellezza della spiaggia. Io credo che questo sia uno dei punti più belli della provincia di Teramo e non me ne vogliate, sono il sindaco di Giulianova, ma sono un amministratore che insomma attento, e devo dire che questo è uno scorcio stupendo, straordinario, e la direzione tutta ci ha assecondato, perché portare qui un arrivo non è semplice, è complesso, e noi siamo venuti incontro con tutte le loro richieste, addirittura abbiamo anche fatto un numero di asfalti con risorse comunali incredibile, perché volevamo fortemente far conoscere al mondo e non più all'Italia e alla regione le bellezze della nostra città. Da Costantini, lei è sempre stato un ambizioso con lo sport, Tirreno Adriatico punto di partenza, base di partenza per un futuro ancora con il grande ciclismo? Sì, ne parlavamo con sia in giunta che con i dirigenti, ma soprattutto con RCS. Noi ci auspichiamo da qui ai prossimi anni di diventare un punto di riferimento per la Tirreno Adriatica, ma anche per il Giro d'Italia, quindi non lo nascondiamo, l'abbiamo rincorso per tanto tempo, e quindi se i cittadini di Giulianova ci vorranno riconfermare possiamo dire che nei prossimi 5 anni sicuramente ospiteremo il Giro d'Italia. Mi dà un aggettivo, Costantini, per chiudere, per descrivere questa giornata a Giulianova? Aggettivo memorabile. Marta, provincia di Teramo, grande protagonista in questa Tirreno Adriatico, Giulianova, Torricella, Valle Castellana, il grande ciclismo è di casa. Sì, è sempre bello vedere il ciclismo nelle nostre strade, nelle zone dove ci alleniamo, ed è sempre bello che prevalga questo sport nel nostro paese.
Marta, l'Abruzzo quest'anno si è superata, l'Europeo, il Giro d'Abruzzo e l'arrivo del Giro Donne. Sì, devo dire che abbiamo anche il Giro d'Abruzzo Juniores, sarà una gara internazionale, quindi credo che abbiamo mescolato un po' un ciclismo, un po' di tutte le sezioni, mi auguro che il prossimo anno possiamo investire anche sul ciclismo femminile. Marta Bastianelli oramai è abruzzese della provincia di Teramo, lo possiamo dire? Sì, non sono doc perché mi dicevano che per essere doc devo mangiare 30 arrosticini, ma non ce la farò mai. Come no? Faccio fatica, però dai, sono orgogliosa di essere una cittadina abruzzese. Anche adesso che hai smesso di correre? Lo sono ancora di più. No, fai fatica a mangiare 30 arrosticini? No, faccio fatica a mangiarli perché non mi piace tantissimo la carne di pecora, però non si può dire, quindi facciamo finta che non abbiamo detto nulla. Donatello, questa la tagliamo, anzi no, grazie a Marta Bastianelli. Grazie a voi, grazie. Un campione olimpico a Giulianova, Jonathan Milan, tra l'altro anticipato da Luigi Di Giosia alla nostra domenica sportiva. Sì, veramente è stata una giornata bellissima. E poi c'è questo regalo che ci ha fatto Jonathan Milan, un italiano, ha preso 3 maglie, primo in classifica, non potevamo chiedere di più. Perché anche a Giulianova la città ha risposto molto bene, l'Abruzzo e la provincia di Teramo ci sono. Ma Giulianova ha un passato ciclistico importante con la GIS Gelati del patron Scibiglia e quindi il movimento c'è sempre stato. Giulianova è una cittadina veramente importante della provincia di Teramo, oggi c'era un pubblico bellissimo, è stata una giornata veramente all'insegna dello sport e a me fa molto piacere perché anche quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo. È una presenza importante anche perché come consorzio l'abbiamo voluta, sia perché lui è un campione del ciclismo, ma anche perché lui ci rappresenta quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, cioè noi stiamo puntando molto alle piste ciclopedonali, ai sentieri, allo sport naturalistico, per cui non posso che ringraziare per la presenza Gianni e colgo l'occasione per riportarlo anche nei prossimi anni anche qui, anche perché stiamo sviluppando con la Tirreno Adriatico un contratto anche pluriennale. Per noi oggi e domani saranno delle giornate importanti per i nostri territori, non solo i 3 comuni che fanno da partenza e arrivo delle tappe, ma anche l'intero territorio che viene attraversato dalla Tirreno Adriatico. L'abbiamo voluta anche perché Tirreno Adriatico, RCS, vuol dire anche marketing territoriale, internazionale, per cui non possiamo abbassarci solo a livello locale, la pubblicità deve essere anche oltre e noi stiamo dando il meglio per farlo. Sicuramente attraverso gli organi di stampa possiamo pubblicizzare i nostri territori e gli organi di stampa devono essere anche loro fautori di una pubblicità positiva per la provincia di Teramo, ma anche noi stiamo organizzando presentazioni nelle mostre internazionali, per cui anche qui il consorzio BIM è dalla parte dei comuni che vogliono rappresentarsi e rappresentare. L'ultimo l'abbiamo fatta la BIT di Milano, per cui questi sono passi giganti per noi che possono dare positività a tutto il nostro territorio. Una bella regione, una regione che sicuramente c'ha tutto, c'ha mare, c'ha montagna e sicuramente con queste manifestazioni sportive si porta l'Abruzzo in casa della gente normale. Sì. Quando sei in gara vedi l'altimetria, non è che guardi il paesaggio, però sicuramente porti il paesaggio nelle case della gente. Ma ormai è dimostrato che gli eventi sportivi sono un elemento importante per la valorizzazione del territorio, quindi noi abbiamo investito sulla Tirreno Adriatica e sul Giro d'Italia. Noi dobbiamo anche pregare Dio che non ci succeda altro, perché la tappa del Giro d'Italia la vogliamo a tutti i costi. Partita male, ma noi saremo fiduciosi di farla e sarà un grande successo per la promozione dei Prati di Tiva e del territorio della provincia di Teramo.